Il festival è organizzato da BioArt Visual, che è un'associazione che come presidente Diana Crestang e io sono il vicepresidente Daniele Marson. Abbiamo organizzato questo festival per includere la cerimonia di premiazione del Biofoto Contest, che è un concorso internazionale di fotografia naturalistica dove ha come soggetto il tema le foreste temperate. Questo è un concorso tipico perché normalmente i concorsi si svolgono attraverso la selezione di immagini per categorie, mammiferi, uccelli, insetti e via così. Questo invece è un tema ben specifico dedicato alle foreste temperate, quindi i fotografi si sono cimentati nel realizzare queste immagini attraverso questo tema. Questo è il tema di quest'anno, però. Tema di quest'anno, sì. Il progetto prevede la realizzazione di 11 temi che raccontano tutti i biomi del pianeta Terra. Quindi ci saranno i deserti, ci saranno i ghiacciai, ci saranno le foreste boreali e via via. Come è nata questa idea? L'idea così, è nata da una esperienza di 6-7 anni nell'organizzare altri concorsi fotografici e si è voluto cercare di trovare qualcosa di diverso, qualcosa che raccontasse meglio quelli che sono gli aspetti naturali di del nostro pianeta. E quindi abbiamo voluto appunto dedicare questo concorso a un tema che potesse esprimere le vere potenzialità naturali, insomma, dell'ambiente. Abbiamo avuto la fortuna di avere l'amministrazione comunale che ci conosce da tempo e che ha apprezzato il lavoro che abbiamo fatto negli ultimi anni e quindi ci ha sostenuto fin dall'inizio, quindi l'amministrazione comunale, la Proloco, l'associazione Montagna Leader, la regione Turismo FVG, sono i maggiori sostenitori e poi soprattutto gli sponsor che hanno dato e fornito i premi e che hanno sostenuto l'iniziativa, che sono onic.it, Zenelli, e la Color Pro XL Printing che ha stampato le immagini della mostra. Diciamo che Budoio è il paese dove viviamo, è un paese che è sempre stato sensibile verso le tematiche ambientali e quindi abbiamo pensato che potesse accogliere un festival di questo tipo perché ha le caratteristiche per valorizzare alcune cose. Il territorio si presta molto a una fruibilità turistica, un'attenzione per l'ambiente e questo può essere un primo passo per migliorare, insomma, quello che è l'ospitalità di questo territorio. Credo che la cosa deve essere un po' capita, è chiaro che il paese è piccolo e quindi non è abituato magari a un livello internazionale, però la risposta che è già stata quest'anno è stata notevole, quindi crediamo che sia solo questione di tempo perché sia il paese ma anche il territorio circostante possa essere attratto, insomma, da questa iniziativa. Questa è stata la prima edizione, hanno partecipato 176 fotografi provenienti da quasi tutta Europa con anche le fotografi che hanno partecipato dall'America, dal Sudafrica, quindi queste sono due chicche, insomma. Lavoreremo per cercare di ampliare, insomma, questo tipo di fotografi. Le immagini pervenute sono state circa 2000, un po' meno di 2000, state selezionate da una giuria internazionale composta da fotografi tedeschi, italiani, austriaci e questi sono un po' i numeri. La nostra aspettativa è quella, insomma, di poter raggiungere una buona percentuale, insomma, di fotografi che appunto provengono da paesi come il Nord America, dove la sensibilità è alta, ma anche nell'Asia, che abbiamo avuto contatti, insomma, recentemente, quindi speriamo di avere presto risposta.